Macinazione Lendinara, tutta l'anima del grano, presenta. Se cucina, metti in onda, lo sai che c'è. Ti prepara la cenetta che fa per te. Ciò che fanno tanti cuochi. Nonna Super Chef, un programma ideato e condotto da Alessandro Di Pietro. Dal centro ricerca e formazione dell'azienda Pentole Agnelli, nel loro attrezzatissimo Cooking Lab, ha inizio la seconda puntata di Nonna Super Chef. Oggi si svolgono gli ottavi di finale che vedranno le nostre 12 nonne impegnate nella preparazione di altrettanti primi piatti. I primi piatti, espressione della loro cultura culinaria regionale. Quindi dei primi piatti, non so, piemontesi, pugliesi, siciliani, marchigiani e di ogni regione d'Italia, delle regioni che queste nostre 12 nonne rappresentano. E quindi, come vedete, sono già pronte, frementi ai fornelli. Sono più calde loro che i fornelli stessi. Le abbiamo divise per motivi organizzativi, ma perché no, anche per motivi estetici, in tre squadre. Le potete riconoscere ovviamente dai loro cappelli. Vi è la squadra rossa, vi è la squadra verde, vi è la squadra azzurra. Attenzione, care signore, non è che una squadra solidarizza contro l'altra squadra, anzi le selezioni verranno applicate proprio all'interno di ogni squadra, ma poi avremo il tempo di parlare di questi argomenti. E adesso allora credo che sia opportuno presentare, belle vestite con il loro grembiule e con i loro cappelli, le nostre 12 nonne. E allora andiamo a vederle, queste nostre 12 concorrenti. Ringrazio i nostri tre chef ai quali dedicherò poi una particolare attenzione. E allora, qui abbiamo la nostra nonna Mirella, giusto? Giusto. Rappresentante? Del Friuli Venezia Giulia. Del Friuli Venezia Giulia. Che bella regione, piena di ricchi piatti, di cose particolari. Pensate un po', da nord a sud e quindi dal Friuli alla Sicilia. Estremo sud. La nonna Giovannella. Mi dispiace passarti davanti, ma la tua posizione me lo consente, per andare dove? In che regione? In Toscana. Precisamente ad Arezzo, nonna Paola, e quindi la toscanaccia. Mi permetti di passare? Bene. Per finire con una bellissima regione che è rappresentata... Piemonte, da Vittoria. Da Vittoria, nonna Vittoria per il Piemonte. Nonna bis. Perché nonna bis? Perché ho due pronipoti. Ah, allora è una... bisnonna super chef. Benissimo. Allora adesso andiamo a vedere la squadra verde. Eccomi qua, velocemente. Dal Piemonte scendiamo in Campania e abbiamo nonna Loredana. Tutto bene. Ti stavo per chiedere quale manicaretto fai, ma non si deve sapere. E qui, dalla Campania, passiamo alla Puglia. E abbiamo nonna Sterpeta. Questo nome singolare a che cosa è dovuto? Alla Madonna dello Sterpeto, è la santa patrona, cioè il patrona proprio di Barletta. Pensate un po'. Si fa festa grande per tre giorni. Ma tu la fai sempre festa, sempre compleanno per te. E allora poi passiamo in che regione? Emilia Romagna. E abbiamo la nostra? Silvia. Nonna Silvia. Dall'Emilia Romagna facciamo un piccolo salto perché passiamo soltanto nelle Marche, dove troviamo la bellissima Liliana, nonna Liliana. Nonna Liliana. Bene. Allora, adesso dalla squadra verde passiamo alla squadra azzurra. Maria. Abruzzo. Ci mettiamo anche il Molise? Anche il Molise. Abruzzo e Molise. Benissimo. Poi abbiamo... Veronica. Una giovane nonna, Veronica, di dove? Mestre, provincia di Venezia. E quindi la nonna veneta. Dal Veneto passiamo a? Lombardia, in particolare in quale città? Mantova, città di buone cose. E qui abbiamo poi la nonna del Lazio. Il Lazio, da Roma precisamente. Va bene. Donatella. Bene. Allora, queste nostre scatenate, per il momento le vedete molto immobili,
eh? Ma sono qui che fremono, vero? Non vedi l'ora di mettere mano al tuo mattarello. Però prima di dare il via alla vostra singolar tenzone, come abbiamo detto, ho il piacere di ripresentarvi per la seconda volta la mia assistente, Monica. Ciao Monica. Eccomi, ciao. Allora, come la volta scorsa, Monica mi assisterà nello svolgimento del programma, perché saranno poi tante cose che dobbiamo fare. Allora Alessandro, sono tre i chef appunto di grande fama dietro le quinte, mi hanno detto che saranno inflessibili e molto esigenti, non solo sull'uso corretto degli strumenti di cottura, ma soprattutto sull'uso di prodotti regionali. Del resto questa è una gara tra cuoche regionali ed è giusto che la selezione avvenga proprio sulla perfetta interpretazione dei piatti locali. Te li presento. Benissimo. Allora, Michele Cannistraro, maestro di cucina, Ezio Gritti, titolare dell'omonimo e raffinatissimo ristorante di Bergamo Bassa, e Giosiana Molinu, giovane chef di origine sarda, trasferitasi a Ladispoli, dove ha il ristorante Caos Cucina Creativa. Bene, allora, secondo te, Monica, come sono le nostre concorrenti? Cariche? Sono carichissime, Alessandro. Come sono? Determinate? Determinatissime. Bene. Eccole. E allora, oggi siete chiamati alla realizzazione di un piatto, del primo piatto, e lo dovete fare in 50 minuti, non uno di più, non uno di meno. Siete pronte? Sì! E allora, via l'orologio! Voi partite in 12... E al termine di questa puntata sapete bene che la sorte, la vostra sorte, la sorte di sei concorrenti sarà quella di essere escluse e le altre sei passeranno ai quarti di finale. Ma chi sono i tagliateste? Chi sono i Torquemada della situazione? Sono appunto i tre chef presentati dalla nostra Monica che decideranno la vostra sorte, care 12 nonne. Io credo che sia opportuno andare a curiosare un po' in quello che, come vedete, già anche dai rumori si sente già il ticchettio delle varie cucine, dei vari coltelli, delle varie preparazioni. Una prima impressione? Ho detto alla signora che come stendere la pasta, che io adoro la pasta fatta in casa, quindi la terrò d'occhio. Molto sì. D'occhio, eh? Implacabili, non fatevi corrompere da un sorriso, da una dolcezza. Lei non piange quando taglia la cipolla? Questa volta no, perché bene. Sono in trasmissione. Infatti mi metto gli occhiali a casa da... piange? Uso gli occhiali e da sole. E qui perché non piange? Perché sono emozionata. Perché è carica, perché abbiamo l'adrenalina dentro. Altro che... Maestro Gritti, chef, che ne pensa di questo primo approccio? Innanzitutto vedo molto ordine. Vedo anche abbastanza tranquillità, non eccessiva ma abbastanza. Questo è di buon segno, eh? Io ho vissuto... con o senza le telecamere, le esperienze delle cucine dei grandi chef, come può essere la sua, a Bergamo, e vedo che tutto funziona in silenzio, vero? Tutto, ognuno ha il suo ruolo, lo chef con uno sguardo da disposizioni, è così, eh? La cucina è in cucina, il rigore è il silenzio. Ci si deve capire con gli sguardi, bene, non con le parole. E gli sguardi di queste signore come sono? Concentrati? Adesso le scruto e poi ne parlo con loro. Chef Gritti, implacabile, eh? Inesorabilmente sei molto severo. Senza esagerare, ma implacabile. Benissimo. Chef Cannistraro, allora, mi accompagni? La Sicilia, che è anche la mia terra, la terra di mio papà. Ah, bene. Mi confido molto dalla nonna, eh? Mm. Giovannella, giusto? Sì, sì. Ci prepara. Anche perché la pasta alla norma. Pasta alla norma. Tanto basilico, mi raccomando. Però so che lei è al di sopra delle parti, anche delle sue origini natali. Quindi, mi raccomando, andiamo a presentare un'altra fase del giudizio che verrà poi espresso sulle 12 nonne.
che è il giudizio della giuria. Abbiamo visto che concordemente e congiuntamente, vero Monica, ai tre chef ci sarà la giuria, che io adesso vi presento. Angelo Agnelli. Ciao Alessandro. Tutto bene? Benissimo, grazie. Sei contento di essere in giuria? Molto contento, vedo le nonne molto, molto cariche, stanno tutte correndo, ma si stanno comportando molto bene, per cui assaggeremo dei piatti, dei piatti molto buoni. Ma probabilmente, Angelo Agnelli, a casa si stanno chiedendo, ma oltre agli chef, cioè al loro parere insindacabile ovviamente, parere tecnico, che cosa c'entra la giuria? E c'entra, perché essere in cucina, essere ai fornelli, non è soltanto una espressione di tecnica, ma anche un'espressione di amore. Quando queste donne cucinano per la loro famiglia, così come i grandi chef cucinano per i loro clienti, se non c'è amore non viene fuori il piatto buono. Quindi questa giuria, che noi abbiamo battezzato come la giuria simpatia, valuterà, andrà a vedere, indagherà anche su come le nostre 12 nonne metteranno il cuore, metteranno la passione nella realizzazione dei loro piatti. E questo sarà il loro giudizio sulle 12 nonne. Ma io volevo fare ad Angelo Agnelli una domanda. Siamo rimasti molto colpiti, e vi ringraziamo per l'ospitalità che date a questo programma, siamo rimasti molto colpiti sulla l'attrezzatura di questo Cooking Lab. Quando nasce e soprattutto perché nasce? Bene, questo Cooking Lab nasce circa 15 anni fa per volere di mio padre, che voleva invitare nella nostra azienda chef a provare i nostri strumenti di cottura. Per cui l'idea rivoluzionaria è stata quella di portare lo chef da noi, farlo lavorare con i nostri strumenti di cottura e con lui riprogettarli, ridisegnarli, riaccoppiarli con i vari materiali, modificarli, modificarne spessore, modificarne forme. Per cui ne nasce un esercizio che non ci pone a maestri o a insegnanti di quello che è lo strumento di cottura, ma ci pone come ascoltatori, quindi ci aiuta a migliorare quello che è la nostra storia, il nostro know-how, che ha 110 anni. E quindi su questi banchi ci sono, come dire, si sono succeduti diversi grandi nomi della cucina italiana. Sì, cioè abbiamo studiato noi insieme a loro, per cui è stato veramente bello, un'esperienza incredibile. Tuttora oggi vengono a trovarci con progetti, e da lì nascono cose veramente interessanti. Voglio anche presentare Carmelo Loiacono, in rappresentanza dell'azienda Macinazione Lendinara. Lei so che ricopre un ruolo particolare in azienda, quale? Io mi occupo di ricerca e sviluppo e sono quello che formula le miscele delle farine, caratterizzandoli. E quindi tutte le miscelazioni dipendono da lei. Che cosa significa miscelare una farina? Beh, la prima cosa è selezionare i grani giusti per ogni tipo di farina che vuoi caratterizzare. Non tutte le farine hanno lo stesso carattere. Il carattere delle farine si esprime con i loro valori panificabili, okay? Quindi da questo, in base ai grani che uno seleziona e miscela, tira fuori poi delle farine. Ma è vero che esistono farine per fare la pasta, farine per fare la pizza, non so, oppure farine per fare i biscotti e i dolci? Sì, esistono farine per fare la qualunque cosa nell'ambito diciamo alimentare, beccheri alimentari nella nostra tradizione. Questo perché ogni prodotto ha il suo carattere. Per poter rispondere a un prodotto che abbia un suo carattere, gli devi dare una stessa farina. Però, cara Monica, vogliamo andare a curiosare soprattutto che cosa ne pensano gli chef del loro andamento, della loro squadra? Beh, direi che è proprio il caso. Cominciamo con lo chef Canistrano, che vedo che già sta assaggiando qualcosa. Ok. Allora, chef Canistrano. Eccomi. Vogliamo un po' sapere l'opinione, visto che comunque stai un po' disturbando. Sì, esatto, le sto controllando perché loro sono abituati a casa, no? Come diceva mia mamma, a casa occupava tanto spazio. I cuochi in cucina devono tenere pulizia, e qua vedo che un po', non è che ce ne sia troppa, ecco. Ah, ecco, quindi esatto. Questa
è un punto a sfavore delle nonne. Esatto, sì. Però continua, insomma, a sbirciare. Io invece vado a curiosare e a mettere il naso tra le azzurre, che non significa che siete nazionali, eh? Perché rimaniamo a livello regionale. Azzurre è un modo di dire in ordine alla squadra. Sentite un po' che dice. Chef, che cosa stiamo dicendo a questa signora? Stiamo cercando di fare un lavoro il più possibile pulito e ordinato soprattutto, e magari preciso. Quindi chiedevo quale sarebbe stata la prossima mossa. Quindi domande, ma non aiuti, mi raccomando. Posso dire una cosa? Sulla storia dei tortelli, perché no? Che nascono nel periodo del Rinascimento a Mantova, appunto. Andiamo sul fatto storico. Sì, sì, sul fatto storico. Era un cibo denominato povero perché la zucchero è in abbondanza. Certo. E quindi non era stato inserito nel ricettario dei ricchi. Comunque è sempre stato apprezzato nella nostra città e continua ad esserlo ad oggi. E beh, Mantova è rinomata tra le tante bellezze anche per queste ghiottonerie. Qui si sente friggere qualcosa, vero? Eh già, attenzione all'olio. Che cosa c'è qui dentro? Guanciale. Guanciale? Guanciale, cipolla. E ci ho messo un pezzettino di peperoncino per fare una Ho capito forse qual è il tuo piatto. Che ne pensi? Vedo delle belle cose, totalmente diverse una dall'altra, come è giusto che sia, perché altrimenti non ci sarebbe diversità tra regione e regione. Vedo delle preparazioni più complesse, preparazioni più easy. Più easy, più veloci. Ma questo non vuol dire meglio o peggio, assolutamente dubbio. No. Non c'è dubbio. Però ho visto dei bellissimi, bellissima qualità di materie prime. Un esempio. Sì, pomodorino. Pomodorini del pennolo. Ma questi poi crescono sul Vesuvio. Esattamente. Qui abbiamo... Loredana. Come va? Bene, un po' stanca veramente. Un po' stanca, e perché? Un po' apprensiva. Nonna Loredana. Per la riuscita, boh, ci mettiamo il nostro. Non succede nulla, lei faccia come se fosse a casa. I miei nipoti adesso sono così in attesa. Nonna, mi raccomando, non ti preoccupare. Io invece ti volevo chiedere una cosa, sì. Nonna Loredana. Mi rendo conto della tua cultura partenopea, ma è proprio diverso prendere un normale ciliegino pomodoro rispetto a un piennolo del Vesuvio? Ma come no? Spieghi le differenze? Perché quello è il Vesuvio, cresce nelle terre, diciamo, calcaree del Vesuvio. E quindi? Il sole, o sole mio. E quindi? Nascendo sul Vesuvio, che significa? Che nascono su un territorio? Sì, una pietra più asciutta. La lava. Pietra lavica, ricca di minerali. Infatti. Bene. Poi c'è il sole. Il sole sta pure in Puglia, per esempio. Il sole di Napoli è un'altra cosa. Che dici? Siamo arrivati al momento di... mandare la pubblicità. Siamo l'anima della tradizione. Siamo l'anima della famiglia. Siamo l'anima della passione. Siamo l'anima del benessere. Siamo l'anima dell'Italia nel mondo. Siamo Mugnai dal 1937. Macinazione Lendinara, tutta l'anima del grano. Bene Alessandro, mi sembra giunto il momento però di voler presentare il resto dei componenti della giuria. Sì, mi intriga molto sapere qualcosa di Michele Tupini, responsabile commerciale dell'azienda Redoro. Non sarebbe, come dire, una cosa estremamente interessante se non fosse Tupini un assaggiatore ufficiale di olio. È questa sua particolarità che mi interessa molto,
perché lui è uno di quelli che fa quei rumoracci quando voi succhiate o fate passare l'olio in mezzo ai denti, vero? Come si chiama questo, questa tecnica si chiama strippaggio. Strippaggio dell'olio. E perché è necessario polverizzare l'olio nel palato? Bisogna appunto farlo passare in tutto il palato, perché quando raggiunge proprio la gola in fondo si capisce, si distingue la piccantezza dell'olio, l'amaro dell'olio o il dolce dell'olio. L'olio è dolce perché c'è l'assenza di amaro. Ovviamente l'olio, l'oliva non ha grado zuccherino, però essendoci l'assenza di amaro ci definisce un olio dolce. Faccio appello alla sua etica professionale per dare un giudizio dell'olio della sua azienda. Dice, è chiaro che è come chiedere se al vinaio se il vino è buono, no? No, io invece mi fido molto della sua etica professionale e quindi mi dica che cos'è per un assaggiatore di olio assaggiare l'olio Re d'Oro. Assaggiare l'olio Re d'Oro significa innanzitutto assaggiare un olio del Veneto, Regione Veneto. Quindi è un olio completamente diverso da un olio che può essere campano o siciliano. Che differenze ci sono? Macroscopiche. Macroscopiche, il fruttato. Il fruttato nel Veneto è fruttato leggero, mentre un olio del sud è principalmente fruttato intenso. Intenso. Dipende dal sole? Beh, dipende tantissimo dal sole, dipende dalla terra. E dipende dal tipo di cultivar che cresce nella regione, in questo caso il Veneto. E quindi questo olio, diciamo, Veneto, così leggero, così profumato, come lo si confronta con gli altri? Per esempio con l'olio del Garda, che è molto vicino. Beh sì, noi abbiamo anche, produciamo anche olio del Garda, una DOP, una selezione di origine protetta, quindi. Si distingue che da una parte all'altra della sponda del lago di Garda c'è una differenza? Una gran differenza, sì. Una gran differenza di profumi, di sapori, di gusto e anche di acidità, se vogliamo. Passiamo a Enrico Fantini, responsabile dell'e-commerce di Carrefour Italia. Nella scorsa puntata, ve lo ricorderete, abbiamo avuto il piacere di presentare Kaufman, il direttore marketing, il quale ci disse che ogni giorno, pensate un po', 2 milioni di consumatori fanno la spesa nei centri Car, nelle filiali Carrefour. Beh, allora con l'e-commerce di Carrefour si aggiunge di fatto in rete un'altra filiale. Sì, una possibilità ulteriore per venirci a trovare nel momento in cui lo si desidera, da dove lo si desidera, semplicemente collegandosi al nostro sito ed entrando nella sezione spesa online. Tra l'altro pensavo anche una fantastica opportunità per chi ama cucinare, ma magari lavorando ha poco tempo per fare la spesa, se la fa online, se la fa consegnare a casa, è pronti via, è subito pronto a cucinare la cena. Lo sa che cosa succede in molti uffici italiani? Che le signore tra una pratica e l'altra vanno sull'e-commerce e siccome non si può uscire fanno la spesa online. Rigorosamente nelle pause consentite. Va bene, come andare a fumare per esempio. Assolutamente. Ci vado a fare la spesa. Invece di fumare si Bravissimo. Fa la spesa che Esattamente. Si guadagna anche in salute. Bene, e allora con la sua meravigliosa, bellissima giacca azzurra. Ma lei fa il tifo per la squadra azzurra per caso? No, faccio il tifo per le tre squadre, per le 12 donne, perché sono tutte belle, simpatiche, preparate e molto molto competitive, per cui avremo il modo sicuramente di eleggere come prima edizione una super nonna chef a livello Italia. Allora, Paolo Teti è il patron di vari concorsi, io li definirei i vari concorsi della famiglia italiana, e sì, perché tra Miss Nonna, Miss Mamma, Miss Suocera, addirittura un concorso per il papà più bello, in pratica lei coinvolge l'intera famiglia italiana. Quali prossimi appuntamenti? I prossimi appuntamenti, sabato prossimo per una selezione di Miss Nonna saremo in Puglia, mentre il giorno successivo alla domenica ci troveremo a Padova in Veneto per una selezione di Miss Mamma Italiana. Mentre nel mese di marzo avremo l'evento finale di Miss Suocera nella città di Montegranaro e nel prossimo mese di giugno l'evento finale ad Alpecimbra per la 24ª edizione di Miss Mamma Italiana. Paolo Teti, lo sa che io ho una grande, un grande successo tra le suocere? Davvero, eh?
Conto sulla sua presenza il prossimo 26 marzo nella città di Montegranaro in provincia di Fermo come presidente di giuria per l'edizione 2017 di Miss Suocera. Va bene, vedremo, vedremo. Spero di sì, credo di sì. Ma io voglio andare a conoscere qualcosa in più, per esempio, di questo ormai volto televisivo che è il nostro chef Michele Cannistraro. Ciao Alessandro. Detto anche il cannibale, ma perché? Ma io ero un pilota di moto, ho fatto anche il campionato del mondo. Ah. Praticamente ero in testa, cadevo e recuperavo fino ad arrivare primo. Ah. E logicamente mi mangiavo gli avversari. E ti mangiavi gli avversari. E anche il programma televisivo che ho fatto ho vinto tutte le prove esterne. Ma tra mangiare un avversario e mangiare un buon piatto. Meglio mangiare il piatto. Direi di sì. Che è buono. Però Alessandro vedo un po' di disordine qua, nel senso un che. Un po' di disordine. Sì, abbiamo lo straccio addirittura all'interno del. Non va bene, queste cose qua. No. Nel senso che ci va un po' di ordine, dai. Confido in te, mi raccomando, la Sicilia, Giovannella. Possiamo mettere il fatto che ci sono molte cose che io devo decorare, purtroppo il tempo manca poco, manca poco. E non è ancora impiattato, non è ancora scelto niente. No, no, ancora no, ci sono tante cose. Vai. Bene, vai. Bene, e di qua come siamo messi? Come andiamo? Non c'è male, insomma, andiamo abbastanza bene. I tuoi friuliani. Infatti, va fatto bene. Infatti, è una parola, perché un po' l'emozione, un po'. Hai già pensato come impiattarlo? No. Ci provo. Non ho le idee chiare. Non ho le idee chiare. Però, vabbè, vediamo. Qualcosa vedrò quando riesco a finire. Mi raccomando, eh? Sì, sì, sì. Siamo. No, no, dicevo al nostro grande chef che sarà sicuramente implacabile. Certo. Qui abbiamo il grande, il grandissimo chef Ezio Gritti, Bergamo. Sul tuo sito, ti faccio i complimenti, ho visto che c'è un significativo riferimento proprio alla cucina delle nonne. Beh, è una cosa che oggigiorno la tecnologia ci vuole, l'esperienza pure, modernizzazione pure. Ma i miei ragazzi dico sempre, dobbiamo essere degli atleti, dobbiamo essere degli scienziati, tecnologici, artisti, ma non dimentichiamoci mai... Le radici. Le radici, cucinare come una nonna. È molto importante. Molto importante, molto. Quindi non c'è innovazione se non c'è tradizione. Eh no, non si può arrivare all'innovazione se non si parte dalla tradizione, perché altrimenti non avremo dei pilastri fondanti. Quanti collaboratori hai in cucina? 8. 8. Media dell'età 26 anni. Però. Dove, come li selezioni? Beh, il mio sous chef già ha lavorato con me anni fa, un paio di anni, da ragazzino, e gli ho aperto la strada a questo mondo. E poi mi piace guardarla in faccia la gente, guardarla negli occhi, chiacchierare e non guardare il curriculum. Non mi interessa il curriculum. Mi interessa capire quello che gli passa per la mente nel momento in cui chiacchiero con loro. Io penso che i telespettatori bergamaschi saranno estremamente contenti di aver avuto ancora e ritornare questo grande chef nella loro città, è vero? L'ho fatto con caparbietà, con nostalgia, con voglia, con entusiasmo di riportare il mio nome e cognome a Bergamo. Ma posso dire, ringrazio non i bergamaschi solamente, ma tutti i gourmet e i gourmand anche. Perché la cucina è una delle cose più belle di questo mondo. Tutte le cose più belle e più brutte sono sempre successe a tavola anche. È vero, anche le guerre purtroppo. Sì. Senti, ma che cosa mi dici dell'ordine, della pulizia e della manualità culinaria di queste tue quattro... poche. Ma sai Alessandro, mi trovo in una batteria di signore che, dalle quali sì, qualcosa c'è sempre da apprendere da tutti. Molto difficile la mia scelta. Il che vuol dire che sono bravine? Sono brave, sono brave. Addirittura la nostra amica pugliese ha già infornato. Oh. Senza dirci cosa sia, ho capito. Ho visto delle tecniche di preparazione molto ben eseguite. Beh, detto da te è importante, eh? Sì.
Ho visto le cose ben fatte e poi con ordine. E allora, il tuo compito sarà molto più difficile perché devi trovare anche i difetti e le pecche. Sicuramente sì. Buon lavoro. Andiamo a vedere cosa succede nella squadra azzurra. Cara Giosiana, chef Molino Giosiana, eh? Una giovane chef, diciamo, creativa, graziosissima, che ha un bellissimo ristorante alla Dispoli, una delle tante spiagge romane, che però si affollano di tanti altri, di altre persone provenienti da molte altre città. Certo. E in particolare tu hai una villa dove tu fai del catering. Sì. E quindi fai gli eventi col catering. Sì. Quanti collaboratori hai? Beh, all'interno della cucina, soprattutto per questi eventi, siamo sei. Sei? Sei, sette persone. E mediamente quante persone servite su un evento? Diciamo un minimo 180, quindi Caspina. Grandi numeri, sì. Facciamo 180 fino ad arrivare anche a 250 persone. Qual è il piatto forte del tuo ristorante? Cioè, perché l'avventore dice voglio andare... Come si chiama il tuo ristorante? Villa De Golino. Villa De Golino. Perché voglio andare lì e mangiare quel piatto? Qual è il tuo piatto più allora, forte? Allora, diciamo i ravioli. Li facciamo in qualsiasi modo. Noi facciamo dei ravioloni enormi, con un ripieno, la farcia la cambiamo in base alla stagionalità e in base, insomma, ai prodotti che offre il nostro territorio. Che mi dici di queste quattro signore che lavorano? Le tengo come proprio. Lavorano? Bene, con qualche sì. Poi dopo però, ve lo direte fra voi chef poi dopo ne nel sicuramente. Cosiddetto confessorio, o pensatoio, meglio pensatoio, che abbiamo stabilito e abbiamo allestito per riunire tutti gli chef e perché no insieme congiuntamente alla giuria. Allora vediamo, abbiamo ancora circa 20 minuti abbondanti, eh? Lo scorrere del tempo sta mettendo tanta tensione alle nostre nonne. Quindi, è vero. Che dici di smussare un po' questa tensione lanciando un po' di pubblicità? Perché no? Ok. Pubblicità. Siamo l'anima della tradizione. Siamo l'anima della famiglia. Siamo l'anima della passione. Siamo l'anima del benessere. Siamo l'anima dell'Italia nel mondo. Siamo Mugnai dal 1937. Macinazione Lendinara, tutta l'anima del grano. Alessandro, sì. Durante lo stacco pubblicitario mi sono accorta che c'era lo chef Ezio Gritti che aveva un piccolo screzio con nonna Silvia. Screzio? Beh, sì. Andiamo a vedere. Che succede qua? Chef Gritti, che succede? Sai Alessandro, mi trovo in grossa difficoltà, come ti dicevo prima. Ci sono delle concorrenti molto preparate, ma c'è in particolare una concorrente che è molto molto agguerrita. Non so se ce l'ha con me, con la mia categoria. Allora, pur non avendo i baffi, ma ce li ho solo io, ti vedo che tu stai ridendo sotto i baffi. Da buona romagnola, che cosa, che sei un po' impertinente, che cosa è successo? Come si dice in Romagna? Sai che salo? Sai che salo? No, sai che sa lui? Ah, che sa? Essendo bergamasco, come fa a sapere? Fatto un momento. No, cos'è questo campanilismo bergamasco romagno? Può sapere i prodotti romagnoli e tutte le nostre cose, quindi cioè le nostre ricette antiche, i nostri trucchi, anche noi che abbiamo. Ma lui è un grande chef, certo. E quindi non è legato alla terra bergamasca, è legato ormai al pianeta internazionale universale della cucina.
e quindi credo che sia in grado, credo, sono certo che è in grado di mettere il naso, mettere bocca. Qual è la sua... È solo una questione campanilistica tra Bergamo e tra gli orobici e i romagnoli? No, secondo me mi ha preso di mira. Ah, sì. C'ho la giacca bianca, lei no. Ah. Lei è il grembiule nero. Mm. Io ho la giacca bianca. Secondo me sta pensando cosa vuole da me. Infatti. Cosa vuole insegnarmi? Come infatti? Come infatti? Niente, cioè... Ma sfoga la tua rabbia su cioè... questa polpetta di pasta che stai facendo. Non è la polpetta di pasta, l'impasto dei passatelli. Ah! E insomma. Che, sveliamo i piatti? La vogliamo tenere sotto controllo? Ma certo la tengo sotto controllo, anzi le dico, ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo! Siamo quasi alle minacce! Abbiamo infornato? Sì, sì. Mm. Come va questa, la nostra pugliese? Ho visto una bella preparazione, era trepidante. Trepidante? Sì, trepidante, sulla, a mo' di tiella. Questo pomodorino del Vesuvio. Vedi con che grazia. Sì. Sono gesti sembrano elementari, ma non sono. Io però voglio chiedere ad Angelo Agnelli, diciamo il pomodorino in generale, essendo un prodotto acido, pomodoro è acido, se è giusto lo strumento di cottura che sta usando la signora napoletana. Ma guarda, la scelta è corretta, stiamo usando l'alluminio, quindi andiamo molto ad asciugare il prodotto, quindi andiamo a togliere tutta quell'acqua che il pomodoro rilascia, per cui l'alluminio, avendo una leggerissima porosità, va a aumentare questa dissipazione del vapore acqueo, quindi sicuramente il risultato sarà ottimo. Deve guardare un po' meglio le temperature, secondo me sta lavorando troppo alta di temperatura, se posso dare un consiglio da tecnico. Che io trasferisco immediatamente allo chef Ezio Gritti. Chef Angelo Agnelli diceva che l'uso dello strumento di cottura della padella è corretto, ma forse, questo decidi tu, forse le temperature sono un po' troppo alte. Allora. Che dici? In questi casi bisogna anche chiudere mezzo occhio, non un occhio. Che mezzo occhio? Sicuramente le temperature andrebbero un cincinino controllate, Lo stai abbassando un po'? Sì, perché vedo che ma perché te l'abbiamo detto noi? No, lo sta facendo. Ah, lo sta facendo. Perché lo senti dal profumo. Io passo per le postazioni e faccio questo modo, ecco, per sentire i profumi. E quindi queste sfumature le cogli. Benissimo. Oh, io vedo però, sempre voglio chiamare in causa Angelo Agnelli, per la cottura di questi, che sono? Spaghetti. È corretta la verità? Alessandro, no, purtroppo no. Intanto il recipiente è troppo piccolo per la quantità di spaghetti che ha fatto. Infatti, appena ha messo la pasta in cottura, l'acqua è uscita, per cui questo è il segnale che era troppo piccolo. E soprattutto il materiale è sbagliato. Qui è andato a utilizzare della ghisa che viene utilizzata con dei coperchi molto pesanti per cotture lente, perché se stesse facendo uno stracotto, uno stinco, qualcosa che ha bisogno di cottura. Qua dovevo utilizzare una casseruola d'acciaio o una casseruola d'alluminio, che è un materiale che permette di evaporare l'acqua in maniera molto molto più omogenea, meno velocemente e soprattutto più capiente. Le colleghe vedo che hanno fatto scelte più appropriate. Quindi ogni cibo vuole il suo strumento di cottura? Assolutamente sì, sia nel materiale, sia che nella forma e nella capienza. Eh sì, perché noi spesso acquistiamo inconsapevolmente, non sappiamo, acquistiamo un prodotto crudo e poi lo gustiamo cotto, e in mezzo invece c'è una trasformazione fisico-chimica, oserei dire, che è tutto lì, la cucina è tutto in questa fase di trasformazione. E la padella in questo caso deve fare il meno male possibile alla materia prima, non deve violentarla, deve preservarne le caratteristiche organolettiche e soprattutto esaltarne i sapori, quindi questa scelta è una scelta decisamente importante e consapevole. Vado a vedere che dice di tutto ciò la nostra Giosiana. Bene. Chef Giosiana, la vedo interessata a questo spaghetto
in questa padella. Sì. Tutto procede? Sì, procede. Mm. Certo, ho detto che devono essere un po' più ordinate. Perché in cucina ordine e pulizia è il primo ingrediente, vero? Il primo ingrediente. L'ordine, avere tutti pronti per la prossima mossa, sempre organizzati soprattutto. Perché questo per fare un piatto, sì. per reggere l'urto di un esercizio commerciale, di un ristorante che sforna quanti piatti mediamente all'ora? A quanto andate all'ora? Non lo so, non l'ho mai misurato, però sicuramente andiamo molto veloci, l'adrenalina è tanta. Anche perché deve essere tutto impeccabile dal primo all'ultimo piatto che esce. Perché, cioè, come esce il primo, deve uscire l'ultimo. Perché i clienti sono tutti uguali. Assolutamente. Bene, mi raccomando, occhio a queste signore. Io sto però vedendo che il nostro chef Cannistraro non ti sembra... Molto convinto. Lo vedo abbastanza dubbioso su alcune nonne. Vedi? Anch'io, sì. Ti va a dare dei consigli. Tende alla Sicilia, lui tende alla Sicilia. Allora, mancano 4 minuti e siamo indietro. Signore, mi raccomando, i vostri piatti devono essere in 50 minuti eseguiti e impiattati e messi sul banco perché i nostri chef li possano assaggiare dopo essersi fatti comunque già un'idea ben precisa delle vostre capacità culinarie. Quindi, ecco. Stanno velocizzando, vedi? Monica, fammi una cortesia. Certo. Mettiti in questa postazione e quando siamo a 59 mi fai un countdown, cioè 10, 9, eccetera, eccetera, eccetera. Mancano pochi minuti. 24 secondi, quindi le nonne Monica le vedo. Dice 2 minuti e 24 secondi. Ai ai ai. Saranno tutte pronte? Saranno tutte state brave? Saranno tutte dentro i tempi? Al momento in cui dirò stop, ogni nonna deve immediatamente alzare le mani e bloccarsi. Devo dire che le nonne stanno velocizzando per paura forza. Di non riuscire in tempo a cuocere Siete la pasta. Siete pronte a mettere sul piatto? No, vedevo che cercavi di metterlo qua, perché dopo uno deve leggere. Sono ancora 2 minuti circa. Mancano ancora 2 minuti, eh? Esatto. 10 secondi prima inizieremo il countdown, così. Certamente. Quando io vi darò lo stop, voi mollate tutto ciò che avete in mano e alzate la mano come se vi dovesse arrendere a una evidenza dei fatti, e cioè che è scaduto il vostro tempo. Incombono gli ultimi rumori di una cucina frettolosa. E che profumo! E che profumi! Ancora non siamo riusciti, la tecnologia non è riuscita a trasmettere i profumi. Ci stiamo lavorando naturalmente, ma rendetevi conto e cercate di immedesimarvi in noi. Noi qui siamo avvolti da 12 profumi, uno diverso dall'altro. Però vi posso assicurare che nel contesto di questo profumo si sente davvero tutta l'Italia. Beh, ci siamo quasi, Ci siamo quasi. C'è qualche nonna che chiede ancora un attimo, ma il regolamento è quello. L'orologio è inesorabile. Il passare del tempo, care nonne, sapete meglio di me che è inesorabile. 20 secondi. E siamo pronti per partire con il countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Alzate le mani! Con un po' di ritardo, eh! Adesso vi prego, tutte le nostre concorrenti, un passo indietro.
così, tutte quante un passo indietro. E invito i tre chef, e cioè Michele Cannistraro per la squadra rossa, Ezio Gritti per la squadra verde e Giosiana Olino per la squadra azzurra, ad assaggiare, valutare e decidere. Questo è un momento molto importante, Monica, perché da qui, dal palato degli chef, dopo aver visto la tecnica di cottura, dopo aver valutato gli strumenti di cottura e le metodiche della cottura dei loro cibi, ecco, attraverso due importanti sensi, che è il palato, cioè il gusto, e il naso, cioè il profumo, attraverso il gusto e il profumo e quello che hanno vissuto in diretta nella preparazione dei piatti, i nostri tre chef sapranno giudicare il podio, primo, secondo o terzo, di ogni squadra. Quando gli chef sono pronti possono venire qui al lato del banco. Sì, caro Cannistraro, starà a te poi decidere se quello è un piatto solo rappresentativo ed estetico o è un piatto che appaga il tuo palato ed è rispondente alle culture tradizionali della ricchissima Sicilia. A quest'ora, cara, viene l'appetito. Con questo profumo, questi colori. E soprattutto vedere gli chef che fanno il loro assaggino, io li invidio un pochino. E poi direi che la loro faccia non è niente male, quindi vuol dire che il sapore è quello che è. Che qui stiamo a buon livello, se non ad alto livello. E il loro giudizio non sarà certo facile. Però gli chef possono contare anche sul giudizio, come dire, amorevole, il giudizio comportamentale, il giudizio di simpatia dei nostri giurati. Certo. Loro sono preoccupate? Lo vedo sul loro volto. Si sono impegnate. Molino, chef Molino, rimanga qua. Attendiamo. Già si è fatto un'opinione? Non la vedo grande, così felice. Il prezzemolo mi terrorizza. Il prezzemolo la terrorizza. Questa è una sentenza, di solito si dice il prezzemolo va dappertutto, no, il prezzemolo terrorizza. Cannistraro, tutto a posto? Hai valutato? Sì, io ho già le idee chiare. Hai già le idee chiare, caspita. Si mette a posto, Sicilia al suo posto. Fagli vedere il piatto. Sicilia vada al suo posto. Sicilia, la prego di mettersi al suo posto, saremo costretti a darle una penalizzazione. Io vedo che invece, lo sapevo che Gritti è... Il giudizio di Ezio Gritti è più difficile, perché forse nella squadra verde ci sono dei valori che lo mettono in difficoltà. C'è anche il consiglio, infatti. Diciamo che tutti gli chef possono mettere il naso in tutte e 12 i piatti, sia ben chiaro. Gritti, ha un'idea ben chiara? Bene, allora, i tre chef si accomodino qui, prego, vicino a me, e adesso la giuria vi prego di alzarvi e seguite la nostra Monica nel pensatoio, dove dovete esprimere il vostro giudizio. Prego. E ora l'atteso responso. Informano che finalmente la giuria ha emesso il verdetto. E quindi, Monica, vuoi entrare? Eccomi con la busta tanto attesa. Bene. E con i nostri giudici.
Prego. Questo silenzio, eh? Questo silenzio. Allora, io qui ho il verdetto. Già. Che esclude sei nonne, sei regioni, e ne rimangono ovviamente altre sei, le quali andranno ai quarti di finale. Rimangono le regioni Toscana, Sicilia, Puglia, Campania, Lombardia ed Emilia-Romagna. Però i nostri telespettatori che ci seguono fedelmente e hanno visto anche la prima puntata sanno che qui c'è stata una regione, esattamente il Veneto, che nella scorsa puntata ha vinto e ha conquistato legittimamente un jolly per rientrare. Quindi è sua facoltà di poter rientrare in questo gioco, cioè nei quarti di finale, il che vuol dire che questa giuria dovrà rientrare nel pensatoio e praticamente sostituire il Veneto con una regione già eletta. Veneto, dove sei? Vuoi giocare il tuo jolly? Certamente sì. E allora, giuria, io vi riconsegno questa busta, ritornate indietro e portatemi la regione che dovete escludere per sostituire il jolly del Veneto. Prego. E io vi accompagno. Il jolly è jolly. Monica! Eccomi, sempre con la famosa busta che ti consegno. Eccomi, prego, schieratevi. E allora, ripeto, le regioni che vanno ai quarti di finale: la Toscana, la Sicilia, la Puglia, la Campania, la Lombardia e quindi il Veneto. Viene esclusa l'Emilia-Romagna. Ti prepara la cenetta che fa per te. E con questo applauso noi ci vediamo sabato prossimo alla stessa ora con Nonna Super Chef. Orecchie, tortellini, tiramisù, non finisce mai il suo bu.